Presidente, una domanda. Questo laboratorio a sinistra, così fervido e anche con gruppi che si posizionano ulteriormente a sinistra, cioè il rapporto del suo movimento Consenso con questi partiti che sono in quest'area, come si pone? Innanzitutto Consenso nasce come sviluppo dell'esperienza positiva che abbiamo compiuto con i comitati Scelgo No. I comitati Scelgo No sono nati con l'idea di dare voce a quei cittadini orientati al centro-sinistra, diciamo, che volevano votare no ad una riforma costituzionale dannosa, sbagliata e anche in parte pericolosa. E che non volevano farsi rappresentare dalle forze di destra, volevano. E quindi noi abbiamo affiancato, ovviamente non eravamo i soli, diciamo, perché c'era tutto un mondo democratico già schierato, in particolare, diciamo, nei comitati organizzati intorno al professor Zagrebelsky, eccetera. Insomma, comunque abbiamo rafforzato questa componente del no, diciamo, una componente che si richiamava ai valori democratici della sinistra e del centro-sinistra. Quando questa esperienza si è conclusa, è venuta da tante parti la domanda di dire noi non la gente ha detto noi non vogliamo tornare a casa. Noi vogliamo continuare perché è stata un'esperienza positiva di partecipazione, di impegno. Tante persone hanno ritrovato anche il gusto dell'impegno che avevano in parte perduto. E quindi noi abbiamo trasformato, abbiamo detto, vabbè, il sì e il no alle nostre spalle, il referendum è stato vinto, eccetera. Adesso trasformiamo questo movimento in un movimento che si batte per il rinnovamento del centro-sinistra. E quindi siamo partiti un po' prima degli altri, diciamo. Dopodiché sono avvenuti dei fatti politici nuovi, nel senso che in questi giorni, per iniziativa di altri amici, altri compagni, eccetera, è sorto questo movimento che adesso definirà in modo più preciso il suo simbolo, comunque si dà vita a nuovi gruppi parlamentari. Diciamo, credo che sia molto bello, sta avendo anche un grande successo sulla rete, questo richiamo all'articolo 1 della Costituzione, nel senso che, diciamo, ha un valore e al tempo stesso di dichiarazione di identità e di dichiarazione programmatica, no? Perché l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. E questa è un'affermazione fortissima che contiene il valore della democrazia e contiene il valore del lavoro. E poi continua, la sovranità appartiene al popolo, cioè non a un uomo solo al comando. Diciamo. Quindi questo articolo 1 della Costituzione e in generale, diciamo, i primi articoli della Costituzione che hanno un carattere più ideale, programmatico, sono la base e la carta d'identità di questo movimento, che contengono i valori della democrazia, del lavoro, dell'eguaglianza, articolo 3, e quindi i grandi valori fondamentali in cui si ispira il centro-sinistra. Io ritengo che il movimento Consenso debba confluire in questo processo. Naturalmente si apre una fase costituente, diciamo, di un nuovo movimento del centro-sinistra e penso che noi dobbiamo dare un nostro contributo, confluire, dobbiamo dare una mano, diciamo, portare la nostra esperienza e le persone che si sono mobilitate insieme con noi dentro questo processo costituente, insieme agli altri. Nei prossimi giorni si costituiranno i gruppi parlamentari, si costituirà un coordinamento
nazionale, si costituirà un comitato di personalità, di garanti, una presidenza, una serie di cose, diciamo. I rapporti col... Poi soprattutto si costruirà nel territorio una rete di comitati, di cose, che poi il grande lavoro sarà quello di radicare nel territorio questo movimento. Cioè, e noi siamo in condizione di dare una bella mano, diciamo, perché noi abbiamo creato circa 300 comitati, quindi siamo nel territorio, in una parte del territorio ci siamo già, quindi siamo in condizione una domanda, di dare un contributo. Una domanda, Presidente. I rapporti con Sinistra Italiana, il neonato partito, tutto quanto, ci potranno essere dei dialoghi e dei... Innanzitutto una parte importante di Sinistra Italiana ha deciso di confluire in questo nuovo movimento, quindi il rapporto è più che dialogo, nel senso che la grande maggioranza del gruppo parlamentare di Sinistra Italiana ha deciso di confluire in un gruppo parlamentare comune, quindi poi c'è una parte che invece è rimasta separata, certo dialogheremo con tutte le forze del centro-sinistra, diciamo. Questo, il nostro obiettivo è lavorare per ricostruire un autentico centro-sinistra in Italia, di governo. Noi non vogliamo creare un partitino minoritario, la cosa rossa, come ha scritto una certa stampa asservita al potere, diciamo. Noi vogliamo creare un movimento vasto in cui ci sia posto per persone di diversa storia, cultura, tradizione, del mondo cattolico, cioè, e vogliamo che questo movimento abbia, com'è evidente, lavori per un centro-sinistra di governo, quindi dialogheremo con tutti. Però le ripeto, una parte grande di Sinistra Italiana è già confluita nel processo politico nuovo che è stato avviato. Grazie, Presidente. Prego.